Sì, Sono pronto? Costa Barbé Antonio, buonasera, si ricorda di me? Buona. No, Pronto? veramente no, scusi, Allora, non ho gran memoria. no, certo, ci siamo sentiti un paio di anni fa, Ci siamo conosciuti? no, al telefono, io l'avevo chiamata perché avevo letto di lei quell'articolo sull'adattamento dei dialoghi su Segno Cinema e ci eravamo anche scambiati poi una corrispondenza e lei mi aveva mandato Sì. anche un suo testo teatrale, non so se ricorda questo. Due Sì, anni, ecco, 2 anni, darsi. sì, circa 2 anni, Qual era il diavolo addosso? sì, proprio quello. E Le ha io, dato scaccia. ecco, mi sono permesso di richiamarla a distanza di un paio d'anni perché mi faceva piacere sentirla, era stato Grazie. molto cordiale con me, volevo sapere come stava, spero Grazie che infinite. goda di buona salute. Lei è molto gentile. Prego. E volevo anche dirle questo, una cosa un po' particolare, l'altra sera, circa 3 sere fa, io e le mie figlie, mia moglie, una di 17 anni, la figlia più grande e una di 13, abbiamo rivisto Era uno sposo di guerra, che se non sbaglio fu, Ah, ecco, uno dei suoi primi lavori, è un fo il primo, insomma, ecco, e che diciamo così, le procurò una sì, certa, prima facevo certo. tutti i sei rulli, Esatto, i six six reels, reels, si esatto. chiamavano Sì. western. Me li ricordo perché lei parlava molto in questo articolo di Segno Cinema dei six reels e quello fu forse il suo primo passo importante, direi, come adattatore. Sì, è vero. L'abbiamo goduto molto, eh. Io ho rivisto, l'abbiamo visto in italiano, ma ho capito le difficoltà di adattare, di tradurre le sigle, di tradurre anche certi Sì. modi di dire e l'ho spiegato alle mie figlie e ho detto che 2 anni fa avevo conosciuto telefonicamente l'adattatore, il signor Sergio Jacquier, che avevamo avuto anche un dialogo e una corrispondenza e loro sono rimaste piacevolmente stupite e allora Grazie. mi sono permesso di richiamarla perché poi ho detto anche loro che lei ha anche adattato, tra le altre cose, i film di Marilyn Monroe e poi soprattutto quelli dei Marx, che sono stati una Sì, palestra fondamentale. anche quasi tutti Woody Allen. Ecco, sì, infatti, l'ho detto anche perché ho degli articoli anche su di lei, ho delle riviste, dei libri sul doppiaggio Ah, grazie. che parlano di lei. E credo che lei sia stato veramente uno dei maestri, perché davvero il discorso che lei ha fatto è anche quello di tradurre una cultura in un'altra, cosa assolutamente non semplice e non facile. E come ultimo esempio ho detto alle mie figlie, ho fatto rivedere quella scena dei fratelli Marx del sigillo della foca, no? Seal. Quella è stata Che è stata una delle sue quella. trovate più grandiose, Sergio. È proprio meravigliosa quella traduzione, proprio bellissima. Quella effettivamente viene citata perché era Certo. per il gioco di parole, era legato all'azione. E Esatto. quindi per. Comunque, Però te la cavai. non solo se la cavò, credo che divenne un classico quella, assieme a tutto il lavoro che lei ha fatto. Volevo salutarla ancora, esternarle le mie congratulazioni e quelle delle mie figlie che finalmente adesso capiscono un pochino di più quale sia il lavoro dell'adattatore dei dialoghi, eccetera. Quindi, Che è finito malamente, sa? come mai? Come mai? Perché, caro, gli attori si sono divisi in cooperative, Sì. sono arrivati quintali di film piccoli da trasmettere in televisione. Sì. Quindi gli attori, cosa hanno fatto? Si sono fatti fare delle traduzioni così elementari e poi hanno improvvisato in sala. Certo. Infatti lei si accorgerà che l'adeguamento labiale Sì, è modesto, a molto. volte compromette Sì. il sentire, la gente si crede sorda Sì. perché dicono troppe parole. Posso solo chiederle se si ricorda qual è stato l'ultimo film che ha adattato per lo schermo, uno degli Oh ultimi, sì, insomma. aspetti, aspetti.
perché chiedo a mia moglie, Sì, chi grazie. era the Pretty Woman, Ah, Pretty Woman. Sì, Pretty Woman, ho capito. sì. Beh, quello l'hanno visto in famiglia molto. Vede, io sono da anni studioso di doppiaggio e il mondo dell'adattamento cinematografico mi ha sempre affascinato perché è anche un fenomeno culturale, non da poco, ma grazie a persone come lei abbiamo potuto comunque far tesoro di tantissimi film. E io di No, questo. noi siamo stati, io dico, io naturalmente ho una certa età, Certo. sono molto soddisfatto di essere, di aver lavorato in un periodo in cui c'erano dei veri buoni film. Certo. Oggi è difficile vederli perché gli americani giocano tutto sugli effetti speciali, Sì, è vero. quindi. Manca la sceneggiatura, manca la sostanza a volte Eh sì, proprio. è tutto tecnicismo. Comunque, ecco, io spero di non averla Senta, io disturbata. in linea generale ho piacere che ancora ci siano al mondo persone gentili e intelligenti come lei. La ringrazio. Dopodiché la ringrazio perché ormai che la gente non si ricorda più di me. No, ma Cioè non. c'è un manipolo di persone, io sono un po' in contatto con loro via internet, eccetera. Ci sono alcune persone che la ricordano, la ringraziano e soprattutto le riconoscono una grandissima abilità. Forse io credo che, a parte gli altri che ci sono stati, Liberatore, Piferi, De Certo, Leonardis, eccetera, liberati. ecco, Liberati, sì, mi scusi, ho sbagliato. Però credo che la sua genialità sia un marchio irripetibile, ma glielo dico con la massima sincerità, eh. Ho studiato La molti, ringrazio molti dei suoi infinitamente. film. No, l'unica, io lo sa cosa, sono un po' deluso Sì. perché pensi che il diavolo Sì, e addosso addosso, ha sì. Certo. avuto quattro mesi di esauriti. E Scaccia l'ha dato solo a Roma Certo. e non, io speravo che da questo fosse nato Qualche qualcosa, cosa. invece è finito È tutto lì. finito lì. È lì perché che succede? Gli attori non vogliono fare i vecchi, quelli che sono vecchi non hanno memoria. E devono usare le Ecco, cuffie o queste cose, questi aggeggi sì, moderni, insomma, sì, lo capisco. so, ma Però purtroppo. magari, signor Sergio, magari un domani potrà essere riscoperto il diavolo addosso. Io me lo auguro, perché io ce l'ho, l'ho letto e l'ho apprezzato grandemente. Quindi Ma ce l'ha quello stampato? mi aveva mandato sì, un malloppo stampato, sì. Adesso Ecco. lo devo consultare, ma comunque ce l'ho e l'ho tenuto molto caro perché è Ho stato un capito. grande pensiero. Io le Ha fatto. auguro buona salute e tanta serenità e se non disturbo, magari per Natale la chiamerò per gli auguri, mi farebbe tanto piacere. Ma si figuri. Senta, Grazie, cosa buonasera. vuole che le dica? Le voglio Buonasera. bene. Grazie maestro, Buonasera, buonasera, grazie. buonasera. Saluti tanto sulle tue figlie e la tua Sì, lo signora. farò senz'altro, porgerò, grazie di nuovo, Lei è auguri. a Novara, Sono di vero? Novara, vicino a Milano, sono 40 km da Ma vive a Milano. Novara? Vivo a Novara, sì. Oh, che Può bello. capitare, sono stato a Roma anche per motivi di lavoro come avvocato, non molto spesso, ma sono stato. Se dovessi, magari mi permetterò magari di Ma chiederle come? se Ma con posso grande venire a piacere. stringerle la mano. Ma con Grazie. grande piacere. Grazie, buonasera e auguri, buonasera di Arrivederci. nuovo.